luoghi diversi nella storia criminale italiana, due fenomeni diversi come lo sono Cosa Nostra siciliana e la Camorra, in particolare siamo nel territorio del Casertano e dei Casalesi. Sergio Nazzaro, facciamo anche uno sforzo didattico, perché non bisogna mai dare per scontato, a certi nomi come quello di Dondiana rimangono lì ma rischiano forse di diventare dei santini di cui si conosce poco. Forse è il caso di ricordare chi era e perché Mattarella ha scelto oggi di andare in primo luogo in visita da lui, sulla sua tomba. Don Peppe Diana è stato un sacerdote ucciso nella sua chiesa e che segna un punto di rottura del territorio e una sua sorta di complicità con la Camorra, e in questo caso tutta la Camorra della zona casertana, è riduttivo dire soltanto del clan dei Casalesi. Ed era anche uno scout. È importante qui ricordare anche la figura di Augusto Di Meo, che era un amico di Don Peppe Diana e che sarà testimone di giustizia addirittura prima che la legge riconoscesse questa figura, e con grandissimo coraggio denuncia immediatamente l'omicidio. Che cosa accade? Ma che cosa fa Don Diana, Don Peppe? Don Peppe scrive. Perché le parole sono importanti, in un'epoca in cui c'è una profonda disattenzione, si leggono solo i titoli, a volte non si legge affatto, Don Peppe scrive una lettera fondamentale: per amore del mio popolo non tacerò. E ci sono tanti e diversi passaggi veramente ancora attuali oggi, quando definisce la Camorra una forma terroristica, aggressiva, violenta, che prevarica i diritti di tutti quanti. Ma oltremodo Don Peppe Diana sottolinea anche la responsabilità della politica, perché quando non ci sono i diritti ma ci sono solo i doveri, si crea quel vuoto dove le diverse mafie, le diverse criminalità organizzate intervengono. E questo è molto forte nel meridione dell'Italia, nel sud, di cui è sempre grande oggetto di discussione. Siamo in ritardo su tutto, le infrastrutture, il lavoro, l'istruzione, su una miriade di cose, ma semplicemente non vengono garantiti i diritti. Si crea un vuoto che non è più giustificabile. E allora il ricovero in ospedale, la carta al comune, tutti quei diritti minimi che non vengono assicurati. Don Peppe Diana parlava, coinvolgeva i ragazzi, perché l'azione di repressione di polizia, della magistratura è sempre fondamentale, ma è ancora più importante il cambio culturale, il cambio di passo culturale, ed è questo che faceva Don Peppe Diana. Lo stesso che faceva, ricordiamolo, un altro grande sacerdote, Don Pino Puglisi, giù a Palermo. Non avevano armi, non avevano un loro clan, avevano la forza della parola, il coraggio delle idee, ed è questo fondamentale da capire, perché tante volte le persone domandano: ma quando sconfiggeremo la mafia, quando finirà questo? È una pratica quotidiana di affermazione di diritti e doveri, di riflessione e sulla solidarietà, sull'accoglienza e soprattutto sulle parole. Sergio Nazzaro, mi lasci salutare anche un altro ospite che è arrivato e lo ringrazio davvero per la disponibilità. È uno dei massimi storici delle mafie nel nostro paese, saggista, docente, meridionalista, Enzo Ciconte, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ricordo tra i suoi libri quello uscito per Carocci nel 2021, L'assedio, storia della criminalità a Roma, da Porta Pia a Roma capitale, ma ha scritto anche Le mafie del mio stivale per Magni Editore, storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro paese, uno sguardo d'insieme di cui ci avvarremo tra pochissimo. Sergio Nazzaro, le volevo però chiedere, tornando ai luoghi che sta visitando in questi minuti il Capo dello Stato, oggi la forza, la potenza, la ramificazione dei Casalesi e delle organizzazioni criminali del Casertano e nell'ambito camorristico, e la loro capacità di uscire fuori, di portare capitali. Abbiamo tante volte raccontato la forza di condizionare, per esempio, molte imprese, magari attraverso lo strumento del credito, per poi mangiarsele in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna. A che punto siamo? Il punto è che siamo a un punto buono. E deve essere detto, perché dopo 30 anni, quando l'influenza era fortissima e la violenza quotidiana,
Qui si sono rivelate assolutamente veritiere le parole di Falcone quando parlava della mafia come fenomeno umano che ha un inizio, un apice e una fine. Non che sia completamente finita, ma quell'egemonia è scomparsa. Prima non c'era nessuno che denunciava, oggi c'è chi denuncia. Oggi c'è la nuova cooperazione organizzata, un consorzio di beni confiscati e di cooperative che opera sul territorio. È una delle reti più importanti in Italia. Ed anche questo va sottolineato oggi, che il 21 marzo, il giorno del ricordo e della memoria, il ruolo dei beni confiscati, perché da lì prosegue la lotta alle mafie. Ma attenzione, la lotta alle mafie deve essere anche intesa come lotta alla prevaricazione quotidiana. Torno a ripetere la parola dei diritti, all'acquisizione di diritti, alla cittadinanza, a ricostruire delle comunità. Ecco, sotto questo punto di vista le mafie nel Casertano si sono sgretolate per un'eccellente azione della magistratura e delle forze dell'ordine, perché le persone hanno reagito, perché ricordiamoci c'è stata sempre una grande resistenza che è diventata maggioritaria, perché c'era anche molta paura. Molto ha inciso anche la terra dei fuochi. Scoprire che molte persone dicevano non mi riguarda il problema, mentre i diversi clan di Camorra, in primis i casalesi, sotterravano rifiuti sotto le case delle persone e le persone morivano di tumore. Queste sono le ulteriori vittime innocenti. Quindi oggi abbiamo un territorio che è stato liberato, ma non è libero. Non è libero perché manca il lavoro, manca un'imprenditoria che riesca a mettere complete radici, mancano, come devo dire, degli sbocchi, perché i favoritismi, le piccole corruzioni, le ambiguità amministrative, i gangli famosi della burocrazia italiana stringono ancora e permane una terribile mentalità camorrista, mafiosa, perché è sempre questo, il privilegio di pochi, la sopraffazione di pochi per avere un proprio guadagno. Se noi guardiamo indietro nei 30 anni, quanto tempo ci ha fatto sprecare la camorra? Ma erano solo loro i responsabili? E come ha detto poc'anzi Giacomo Di Girolamo, esisteva una camorra e una borghesia che aiutava? No, era un tutt'uno, erano imprenditori collusi che anche con lo schermo della camorra praticavano illegalità quotidianamente. Qui il professore Ciconte mi potrà aiutare perché è uno dei massimi esperti su queste cose. Quindi c'è bisogno che si riparta dai cittadini, essere cittadini, essere attivamente cittadini, prendere in carico le proprie responsabilità e chiedere i propri diritti, le proprie garanzie costituzionali. Professore Enzo Ciconti, io le chiederei di commentare le cose che ha detto Nazzaro, questo ritratto in chiaroscuro della situazione del contrasto al potere dei casalesi nel Casertano, molti risultati ottenuti sul piano della repressione dalle forze dell'ordine e della magistratura, e questo è, chiedo, un modello replicabile, e tuttavia però quel lato debole che rimane appunto la mancanza di libertà economica, che peraltro è quella che induce molti giovani a essere poi potenzialmente manovalanza reclutabile magari da nuove organizzazioni criminali. Le lascio la parola, prima però saluto, perché è collegata con noi da Milano e subito andremo anche da lei, Daniela Marcone, vicepresidente di Libera, figlia di Francesco Marcone. Francesco Marcone è stato un direttore dell'ufficio del registro di Foggia, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che fu ucciso dalla mafia pugliese il 31 marzo 1995. So che è nel cuore della manifestazione milanese. Daniela Marcone, intanto buongiorno e benvenuta, verremo subito da lei, grazie, come sta? Buongiorno, è in movimento. Grande corteo e siamo in movimento. E noi siamo col cuore insieme a voi e tra poco ci veniamo, però una prima battuta a Enzo Ciconte sulle cose che ha sentito da Nazzaro. Ma c'è poco da commentare, ha ragione. Ma come si risolve questo contrasto? Ok, abbiamo ottenuto dei risultati sul piano della repressione, ma sulla prevenzione, sull'aspetto culturale, se così si può dire, siamo ancora molto latitanti. E come si fa? Come se ne esce? Perché è più lento. Ci sono cambiare i parametri culturali è la cosa più lenta che ci sia. Ce l'ha insegnato un grande storico francese, Dupuy. È così. Cioè tu puoi intervenire ed arrestare una cosca, può intervenire e mettere in galera e mandarli magari anche all'ergastolo una serie di personaggi, ma il contorno, se non interviene, rimane lo stesso. Quindi è un problema che si sta facendo. Parliamoci chiaro, se noi guardiamo dal punto di vista delle vicende di lungo periodo, noi ci accorgiamo che 20-30 anni fa non era così la situazione, era peggio.
se oggi noi siamo arrivati a questo è perché ci siamo mossi su due fronti. Un primo fronte è quello naturalmente giudiziario repressivo, ma l'altro, molto più importante, è quello culturale. Ce n'è voluto per far affermare l'idea che la mafia è un male, che la mafia va condannata e va combattuta. Una volta si diceva che la mafia non esisteva. Lei capisce bene che sconvolgimento c'è. Oggi nessuno va a dire la mafia non esiste. Poi sappiamo ancora che ci sono sacche di convivenza e di connivenza con la mafia, ma sappiamo addirittura che ci sono le fasce in cui la mafia ancora è un valore positivo, c'è un consenso. Non dimentichiamoci che spesso, quando capita la liberazione di un boss, la scarcerazione di un boss, ci sono i fuochi d'artificio, o quando ci sono i funerali c'è gente che partecipa. Quindi è un discorso di lunga lena. Quello che si può dire è che oggi la situazione rispetto al passato è largamente migliorata, e questo, ripeto, è dovuto anche a un lavoro continuo, oscuro, che si fa quotidianamente. Ma se noi facessimo semplicemente l'elenco di quante iniziative si fanno nelle scuole, noi ci renderemmo conto che stiamo, come dire, seminando un terreno i cui frutti verranno fuori tra qualche tempo. E questo, la interrompo, Enzo Ciconte, questo è anche frutto del lavoro di un'associazione come Libera e di chi come Daniela Marcone, che è oggi nel direttivo di Libera ed è un riferimento per l'area della memoria, in quanto lei stessa è figlia di una vittima della mafia pugliese in questo caso, che ciclicamente, certo non solo il 21 marzo, fa molto moltissimo per sensibilizzare le persone giovani. Andiamo nel cuore della manifestazione milanese. Daniela Marcone, dove siete? Quanti siete? Cosa state facendo? Salve, stiamo arrivando in Piazza Duomo, certo il corteo è molto lungo, quindi siamo in cammino, ci sono tantissimi familiari di vittima, oltre 500, ma ci sono anche tante scuole, tante persone, tante bandiere, tante persone che ritengono che sia possibile, ecco, questo è lo slogan di questo 21 marzo. Lei condivide l'analisi di Ciconte che le cose, almeno dal punto di vista dell'opinione pubblica, della sensibilità, sono migliorate, anche se poi appunto ci diceva poc'anzi Sergio Nazzaro quanto alla zona del Casertano, dei Casalesi, insomma poi ci sono dei problemi economici e sociali così grandi che il rischio reclutamento dei giovani e anche successo in qualche modo culturale delle mafie sia sempre dietro l'angolo, però insomma sono davvero migliorate le cose anche secondo lei? Secondo me in alcune zone d'Italia c'è ancora tantissimo da fare. Una zona, per esempio, è la mia terra, sì. Il Foggia, il Foggiano. Perché se ne parla molto poco, invece sono poteri criminali efferati. Troppo poco, c'è ancora troppo silenzio, viene considerata una questione marginale. È un territorio che se non si riprende ora scivola nel crinale e non ce la fa più, mai più. E quindi è sempre lì il problema, considerare territori di serie A, territori di serie B, mafie di serie A e mafie di serie B. E questo porta anche la considerazione sulle vittime, le vittime del Foggiano, le vittime pugliesi in generale, che vengono definite tutte vittime della Sacra Corona Unita, quando non è così, perché la Sacra Corona Unita nel sud della Puglia in realtà sono vittime di serie B, completamente dimenticate. Anche perché noi spesso ci limitiamo alla cronaca nera, ai delitti, agli attentati, quando invece non misuriamo l'impatto negativo che la presenza di organizzazioni magari come quella pugliese poco raccontata ha sulla vita normale, su un commerciante che vuole aprire un esercizio ma poi lascia stare, non se la sente perché sa che si metterebbe nei guai, che ci sarebbe il problema del pizzo, dell'estorsione, oppure semplicemente perché il mercato spesso è drogato, no? Dalla presenza di soggetti che riciclano denaro. Sono solo esempi banali che faccio per dire che poi l'effetto vero, devastante sulla vita di un territorio è quello che viene meno raccontato. Marcone. Sì, è così, è vero. Noi come comunità viviamo molto male, però secondo me c'è troppa gente che è rassegnata o è indifferente. E quindi questo è un vero problema, perché ci sono stati troppi anni di silenzio, e far risvegliare adesso le persone, fargli sentire che c'è uno Stato che risponde, perché comunque le inchieste sul territorio foggiano stanno andando avanti. Non si può dire, no, che non si stia muovendo.
succedendo qualcosa, ci sono delle risposte. Certamente le risposte sono ancora poche, perché tenendo presente che per un territorio così grande, così vasto, c'è un solo tribunale, insomma, questo è un problema, no? Perché con la riforma della geografia giudiziaria furono soppressi dei tribunali, quindi anche delle procure, e questo è un problema per un territorio come quello. Certamente la comunità è sofferente, questo avviene in tante parti d'Italia però, quindi riprendere a fare una riflessione sull'impatto delle mafie, che cosa sono oggi le mafie, che cosa fanno, come si muovono, è anche un qualcosa che certamente non possiamo farlo solo il 21 marzo, no. Il 21 marzo è una giornata importante, ma è anche un punto di ripartenza per farlo, insomma, diciamo tutti i giorni. Daniela Marcone, comitato direttivo di Libera, insomma, riferimento per tutte le vittime, i familiari delle vittime delle mafie nell'associazione. Grazie, noi torneremo alle 10.50 a collegarci ancora con la manifestazione di Milano, uno dei punti più importanti, diciamo uno dei due epicentri, l'altro è a Casal di Principe, dove è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad omaggiare Don Peppe Diana. Io vorrei chiudere, ma che, perché voglio dire, arrivano anche dei messaggi sul tema delle giornate, che sono tante, della buona o cattiva retorica. C'è un'ascoltatrice che dice, ma io ho usato l'espressione buona retorica, e dice la retorica è sempre ipocrita, anche quella buona. Io non sono d'accordo, non lo era neppure vecchio Platone, ma questa è un'altra storia. Luigi, al di là della retorica di rito, per i troppi interessi non vedo la volontà politica di sconfiggere la criminalità organizzata. Enzo Cicconte, si può fare da storico della mafia un bilancio di queste iniziative, anche di queste ritualità, come inevitabilmente sono le giornate speciali, nazionali? Ma io credo che sia un fatto positivo complessivamente intese. Inizialmente non era così. E il fatto che perché i critici dicono si concentra l'attenzione tutta lì, sono come delle valvole di sfogo, e poi dal 22 marzo in poi si torna a pensare ad altro. Intanto il 21 marzo viene preparato con iniziative, assemblee, riunioni, persone che si organizzano, che telefonano, che chiamano altri. Non è che il 21 marzo nasce dalla testa di Giove, nasce da una comunità che si mette in movimento. Il 21 marzo non nasce la mattina del 21 marzo, nasce settimane e mesi prima. Cominciamo a parlare di queste cose e poi continua, non si chiama più 21 marzo. Ripeto, nelle scuole io ci vado perché mi chiamano, vado a parlare con i giovani, con i ragazzi, e io sono solo una persona, ci sono migliaia di persone che fanno questo lavoro quotidianamente, di cui nessuno parla, se non i luoghi dove queste cose avvengono. Quindi c'è una miriade di iniziative e di attività. Il problema, oltre a quello che si diceva prima sulla situazione di Foggia, riguarda il nord del paese, ed è qui il punto dolente, perché nel nord del paese si stanno producendo fenomeni di omertà che non riguardano i meridionali, ma che riguardano i settentrionali, riguardano i milanesi, riguardano i veneti, riguardano i piemontesi, riguardano gli emiliano-romagnoli. Cioè, negli ultimi anni sta capitando un fenomeno nuovo. Cioè, alcuni presidenti di tribunale, una volta emessa la sentenza, rinviano gli atti al pubblico ministero perché agisca contro dei testimoni reticenti, cioè delle persone che non hanno voluto ammettere le cose note. Cioè, per esempio, il fatto che tu nel corso di una telefonata fai delle affermazioni e poi te le rimangi, addirittura dici, ma questa non è neanche la mia voce, perché hanno paura o perché c'è un consenso. Quindi c'è un problema gigantesco da affrontare al nord, ripeto, che non riguarda la parte meridionale delle vicende criminali, ma riguarda la parte di abitanti del nord del nostro paese, che nulla hanno avuto a che fare nel corso di tutti questi anni con questi fenomeni. Quindi noi abbiamo una realtà che è in movimento. E non è un caso, Enzo Cicconte, che la manifestazione di Libera questo 21 marzo 2023 si stia svolgendo proprio a Milano, dove peraltro noi torneremo alle 10.50 nell'ultima parte di Tutta la città ne parla con un'altra ospite, un'altra familiare di vittime di mafia.
Per ora grazie, grazie per le sue parole, per i suoi libri anche, che sono strumenti preziosissimi per orientarsi nella storia delle mafie italiane. Grazie a Sergio Nazzaro, Giacomo Messina Denaro e a Daniele Marcone di Libera. Continuiamo in musica con una canzone che è diventata celebre ormai più di 20 anni fa, un brano che racconta la vita di un altro grande uomo che la mafia, anche attraverso la radio, l'ha fronteggiata. Ascoltiamo i 100 passi e ricordiamo Peppino Impastato, i Modena City Ramblers.